questa è l'iniziativa fatta da un gruppo di amici che vuole sostenere Luciano Presidente, è un amico del cuore, che è una persona squisitissima. Allora tutti quanti assieme ci siamo sentiti un po' il dovere di darti la mano, a partire dai colori politici e a prescindere da ciò. È veramente una persona che merita, come Luciano, di essere sostenuto e di poterci dare la mano a sta valle, che è una valle del pianto secondo noi. Comunque, io non voglio entrare nei discorsi, farà due saluti il nostro sindaco e poi Alberto. Poi come Luciano sta per arrivare, e se ti ricorda Luciano e Alberto, le cose che veramente ci stanno. Prego. Allora, buonasera a tutti, intanto è un piacere, è un onore essere qui stasera, intanto stare con Alberto. Buon accenno. Lo conosciamo da tanto tempo, quindi abbiamo la sicurezza che è una persona che darà il massimo di quello che può dare nel caso dovesse, ecco quello che gli auguriamo, che dovesse stare nel Consiglio regionale oltre, questo ci si immagina. Io non posso non... se c'era Luciano forse era anche un po' meglio, ma comunque sia questa valle, ma parliamo di Manoppello, perché qui purtroppo le elezioni regionali non possono più essere intese come un'elezione che passa e va. Dalla regione dipende la vita degli enti locali e dipende le sorti delle genti che poi vengono amministrate. E Manoppello, no, penso che tutti quanti hanno capito e sanno in quale posto si colloca nella Val Pescara. È una zona cerniera, è un paese che ormai con il piano delle città accettata su nostra proposta, con Chieti, San Giovanni di Latino, Pescara, Spoltore, Cevagatti, Rosciaro, quindi siamo capofila di un progetto che parla di area metropolitana, che parla a 500 e passa mila persone. Quindi è chiaro che non può essere, non si può pensare che Manoppello non possa entrare in maniera forte in un programma di governo. È chiaro che ci sono tante cose, tre però sono le cose più importanti che Luciano Presidente e coloro e tutti quanti quelli che avranno in mano il potere regionale non potranno non tener conto. E lo devono mettere da adesso nel programma. Primo, noi abbiamo una situazione latente per quanto riguarda la caserma dei carabinieri, con un progetto vinto, mai progetto vinto, quindi noi siamo vincitori di un progetto regionale per la caserma, quindi pari a 1.384.000, il progetto 895.000 è il contributo regionale. Proprio perché un'area dove va a insistere, un interporto dove va a insistere, voglio augurarmi, se non rimane una cattedrale del deserto, ma ci sarà grosso movimento, non può non essere anche a detta di tutti, questo passa, non è più un fatto di campanile, passa fra tutti la presenza di un organo di controllo territoriale che ha stretto contatto dove c'è vita. E quindi quel progetto sta lì in stand by e noi la dobbiamo riprendere. Secondo, non possiamo non far riferimento alla importanza che riveste l'interporto per quanto riguarda la strategia dei trasporti e della logistica sia abruzzese. E quell'interporto non è di Manoppello, non è di Rosciano, tantomeno di Piediscalo, è l'interporto d'Abruzzo. E siccome io posso dire con forza, perché ho toccato con mano, che da questa passata legislatura la maggioranza esistente, che voglio augurarmi non continui, alcuni consiglieri di quella maggioranza non sapevano neanche che l'interporto d'Abruzzo sta qui e non sono neanche venuti a vederlo. 158 milioni di euro con 92 ettari di terreno dato da questa società, da questa cittadina, noi Manoppello, 92 ettari di terreno, 158 milioni di investimenti, non può rimanere lì a piangere e a guardare le stelle. Quindi ci serve un input, una potenza politica che detti le linee e che faccia partire realmente quella struttura, perché allora sì
che diventa anche qualcosa di importante per l'occupazione, altrimenti sta lì a guardare le stelle, una cosa fra le più grandi d'Europa che guarda le stelle, occupata al 25%, con un'uscita autostradale che abbiamo inaugurato 20 giorni fa, però in realtà no, non c'è ancora. Queste sono due cose fondamentali. La terza, è inutile che vi dico qual è il problema, datevi da fare per quanto riguarda quest'area che va da Scafa fino a Pescara, per quanto riguarda i trasporti. Era già in itinere con la giunta finita di Ottaviano Del Turco, 100 milioni di euro saltati, ma una, questo so che Luciano lo ripete, lo dice sempre, questa metropolitana leggera che va da Scafa a Pescara con uno spostamento del tratto ferroviario dall'interno di Maropello Scalo che si colloca all'interno per i passeggeri civili, per il civile all'interporto, e che taglia orizzontalmente, anzi da nord, da est a ovest fino a Alanno e arriva fino a Scafa, per decongestionare tutto il traffico che va, diciamo, come Scafa che riesce ad ottenere, ad attirare tutto il pedemontano da Popoli in poi e fino ad arrivare a Pescara. Questi sono tre punti fondamentali che non possono non far parte di un programma di governo, e Luciano lo sa, per quello io volevo soltanto, tra l'altro io lo dirò personalmente e lo dico a te Alberto, che sei praticamente in stretto contatto molto più di noi purtroppo, ma comunque sono queste le tre cose che potrebbero dare una svolta non solo a Maropello, non solo alla Val Pescara, ma io dico all'Abruzzo intero. Non vado oltre, per quello che mi toccava non avrei manco dovuto parlare, perché poi mi infermo a vedere queste cose, a me non vanno tanto bene in questo momento. Ti passo la parola e ti ringrazio. Sempre prima che comincio, la base per gli enti come i comuni è tornare ad aiutare il sociale. Se ti diciamo quali sono stati i tagli effettuati dalla regione Abruzzo nei comuni, se si vuole 100%, non abbiamo più un centesimo e abbiamo dei cittadini veramente nella condizione di vita. E questo non vale solo per Maropello, ma per lo può vale per tutta la Abruzzo, per tutta l'Italia. Facciamo anche delle due parole, io terrei a Davide. Facciamo una cosa, questa è l'iniziativa che è partita da me, da Tiziana, da Davide, Fabio, da Costantini, Bruno, Peppino, è un gruppo di amici che si è sentito nel dovere di dare una svolta a questa nostra comunità. Perché se ognuno di noi non sentiamo il dovere dentro di noi per dare una mano al prossimo, agli altri che sta affiancando, non si va da nessuna parte. Allora questa iniziativa è partire proprio per te, e fidandoci delle persone che veramente sono delle persone specifiche e che abbiamo l'onore di potervi dare una mano qui a Maropello. A te, poi facciamo il lavoro dopo. Dopo Alberto non posso. No, allora io innanzitutto volevo ringraziare chiaramente qui il sindaco che mi ospita nella sua città, diciamo la persona più importante chiaramente del comune di Maropello. E poi volevo ringraziare, oltre chiaramente a questo gruppo di amici che io ti dico, è strano. Posso? Mettiti al centro. È strano. È strano la vita è stranissima. Noi ci siamo ritrovati veramente come se fossimo stati amici da sempre. È una cosa bella veramente che a me mi produce anche emozione. Tant'è che non mi vergogno a dire, quando io sono arrivato e ho visto tante persone e poi ho abbracciato qualcuno di queste persone che sono stati
come dire, coloro che hanno organizzato questa bellissima iniziativa, io mi sono emozionato. Anche perché io dico sempre che ho un cuore. Non sono, mi dovete scusare per questo, non sono il classico politico freddo, non sono una macchina da guerra, probabilmente sono una macchina da guerra per quanto riguarda il consenso elettorale, perché quello effettivamente lo sono sempre stato, ma probabilmente qualcuno mi parlava di umiltà, di semplicità, e io vi dico che sono una persona, come mi vedete, come si dice, mi leggete, e mi leggerete anche domani qualora io dovessi essere eletto. Io sono stato veramente accolto in questa collettività come se io ci fossi sempre stato, come se io fossi nato addirittura qua. E per me questa è una gioia indescrivibile che mi ripaga di tutti i sacrifici anche che io sto facendo in questi mesi, perché la campagna elettorale, cari amici e compagni, non è iniziata da oggi, non inizia da oggi, ma è iniziata già da tantissimo tempo, perché la campagna elettorale, quando uno fa una campagna elettorale e si candida, purtroppo occorrono mesi, occorrono giorni per poter preparare la campagna elettorale. Qui invece, guarda caso, diciamo, in pratica, con questo manipolo di amici, io mi sono ritrovato, diciamo, a fare la campagna elettorale, e che è arrivato Luciano, mi sono ritrovato a fare la campagna elettorale. Lo facciamo parlare. Mi sono difficile. Cosa dire? Delle cose voglio dirle perché voglio precisarle. Innanzitutto molti di voi non mi conoscono, per cui chiaramente qualcuno mi dirà: ma questo è arrivato, chi è? Da dove viene? Che ha fatto fino ad oggi? E io credo che la prima cosa che bisogna fare è presentarsi quando si va ad una casa, no? A un'altra casa. Io credo che la prima cosa fondamentale è quella di presentarsi. Io mi chiamo Alberto Ballucci. Buonasera a tutti. Sì, 3-4 minuti, non prendo tanto tempo. Quindi dicevo, la prima cosa che devo fare, mi devo presentare. Chi sono? Io sono stato a Pescara, ho iniziato la mia carriera politica a Pescara, essendo di Pescara. Nel 1985, la prima volta che mi, quindi tanti anni fa, la prima volta che mi sono candidato. E mi sono candidato al consiglio di quartiere. Nell'anno 90 mi sono ricandidato, ho fatto il presidente del consiglio di quartiere, come anche nel 1993. Poi nel 98, la prima volta, mi sono candidato al comune di Pescara. Mi sono candidato al comune di Pescara come consigliere comunale. E lì ho conosciuto Luciano D'Alfonso. Come l'ho conosciuto Luciano D'Alfonso? Non so se Luciano D'Alfonso se lo ricorda questo. Ma io l'ho conosciuto in questa maniera, e cioè, io facendo parte del gruppo a quel tempo, non so se qualcuno si ricorda, della Democrazia Cristiana di Del Colle, io facevo parte di questo gruppo Del Colle, e mi avevano garantito che nel 98 venivo candidato con questo gruppo. Poi invece cosa è successo? Che Del Colle si è dovuto candidare e mi ha chiesto a me di fare un passo indietro. Io chiaramente mi ero già preparato per poter fare la campagna elettorale, quindi mi sono voluto candidare. E Luciano D'Alfonso un giorno lo incontrai in un convegno, precisamente alla sala consiliare del comune di Pescara, e mi disse: tu hai avuto coraggio, perché in realtà tu ti sei candidato pur sapendo forse di non poter uscire, perché chiaramente tutti gli amici di Del Colle voteranno Vincenzo Del Colle. Quindi diciamo che così conobbi Luciano D'Alfonso, così ho iniziato a conoscere le sue idee, ho iniziato a conoscere quello che voleva fare, ho iniziato a conoscere la personalità, lo spessore di Luciano D'Alfonso, e da allora Luciano D'Alfonso è diventato il mio leader politico e io ho cercato sempre di seguirlo. Nel 2003, quando
mi sono ricandidato, sono stato il secondo degli eletti e Luciano D'Alfonso, sindaco, che si candidava sindaco, eletto sindaco, mi va con sé in giunta. Io ho cercato di imparare da lui, di cercare, diciamo, in pratica, di essere sempre presente e di poter dare anche il mio piccolo contributo, sempre con la massima trasparenza, lealtà, umiltà che mi ha sempre contraddistinto nel tempo. Io credo che il leader deve essere sempre leader, non solo quando ti fa comodo. Il leader è leader sempre e bisogna riconoscerlo, anche quando ti fa fare i passi indietro. Io la scorsa legislatura, a me mi ha detto Luciano D'Alfonso, nonostante avessi fatto le primarie e l'avessi anche vinte, mi disse: Albert, mi devi fare una cortesia, serenamente ti devi fare un passo indietro, ricordo male? E io parla troppo di passato. E io dissi: siamo anche di presente. No, ma ti devo far conoscere, la collettività ti riconosce, a me no. E io dissi, bene, mi faccio il passo indietro e non dico una parola. La prossima volta toccherà a te. E io mi sono preparato affinché arrivasse questa prossima volta. In 5 anni, zitto, sereno, tranquillo. E sono arrivato oggi grazie a questi amici, con la Longo, ma cito lui perché sta vicino a me, ma posso citare Tiziana, Maria Grazia, posso dire, a realizzare questo che per me è già un sogno. Noi per scherzo, poi qualcuno ha individuato questa sede, che mi ha detto: questa è una sede fortunata, è la sede dell'ex Margherita. Bravo. Che io spero, lo dico da oggi, regionale, io questa sede la voglio mantenere. Bravo. E voglio che gli amici qui possano tranquillamente, diciamo, in pratica avere una sede dove poter fare politica, dove poter aiutare le persone, dove stare ad ascoltare, perché io credo che noi ai cittadini dobbiamo dare un servizio, dobbiamo ascoltare la cittadinanza, dobbiamo ascoltare i bisogni, e oggi di bisogni ce ne sono tanti. Io non voglio dilungarmi, io voglio dire semplicemente una cosa, vorrei mettere perché la domanda che qualcuno di voi potrebbe porsi: perché questo qui si vuole candidare al Consiglio regionale? Cosa potrebbe dare il Consiglio regionale? Vi dico subito, io potrei dare una certa esperienza, anche in riferimento a certe deleghe che il sindaco a quel tempo, Luciano D'Alfonso, mi ha voluto dare, donare, per quanto riguarda le case popolari, per quanto riguarda la pubblica istruzione, per quanto riguarda l'edilizia pubblica. Io non mi metto a dire oggi quello che io ho fatto nel 98, nel 2008, nel 2009. Io farò una brochure dove voi potete leggerlo, quelle cose che io ho fatto grazie sempre a Luciano D'Alfonso. Perché quindi dicevo io mi voglio oggi occupare anche della regione? Perché da lì si devono fare le leggi, le norme, ma io voglio aiutare, perché chiaramente so adesso, dopo aver fatto quel tipo di esperienza, che bisogna rifare una legge nuova per quanto riguarda per esempio la politica della casa. Non è possibile che ancora la politica della casa verte su da una norma addirittura dell'anno 1996, dove a quel tempo c'erano le lire, non c'erano gli euro, per cui chiaramente già c'è qualcosa, diciamo in pratica, di notevole, di sostanziale che è accaduto nel tempo. Poi vorrei far sì intercettare dei finanziamenti per poter fare le case nuove edilizia pubblica, nuove case popolari, perché purtroppo oggi ci sono bisogni, oggi la gente veramente arriva alla fine del mese con l'umicino, anzi tanti non ci arrivano neanche, per cui bisogna cercare di dare loro una mano anche per quanto riguarda l'abitazione, che è una cosa principale, una cosa fondamentale per la dignità della persona, per la dignità della famiglia, avere una casa, un tetto dove andarsi a riparare, dove stare insieme, dove poter parlare, è fondamentale.
cioè noi ci troviamo in un'azione civile, noi non possiamo essere incivili, e per essere civili dobbiamo far sì, cioè, che questi fabbisogni dobbiamo cercare di soddisfarli. E non solo, anche per quanto riguarda la scuola bisogna rinnovarla. È fondamentale rinnovare la scuola, è fondamentale rifare le strutture nuove, non è possibile più che le scuole sono ancora datate 1970-1980. Noi stiamo cercando di, noi a Pescara in 5 anni abbiamo fatto 2 palestre nuove, abbiamo fatto l'asilo nido in via Cincinnato, abbiamo rifatto abbiamo fatto tante cose, e adesso non mi metto neanche a parlare. Allora io credo che veramente bisognerebbe avere la forza, le idee, e poi oltre alla forza e le idee bisogna saper, diciamo, realizzarle. Io faccio un esempio sempre, io provengo dalla Democrazia Cristiana, non so chi di voi si ricorda Crescenzi e si ricorda l'onorevole Crescenzi e Sergio Fortunato. Sergio Fortunato era un uomo eccezionale, nel senso che era uno che faceva le cose, organizzava, poi diciamo dal punto di vista di loquacità, dal punto di vista non è chissà eccezionale, un po' come me. Poi c'era ad esempio invece Crescenzi, che era bravissimo, nel senso uno che aveva anche idee, però poi non riusciva a metterle in atto perché non aveva mai le gambe per poter camminare queste idee. Luciano D'Alfonso riesce a fare tutte e due, c'ha le idee e c'è, diciamo, in pratica la realizzazione. Logisticamente parlando si può dire che fa la difesa, il centrocampo, e poi riesce anche a finalizzare con il gol. Questa cosa è eccezionale. Comunque il sindaco ha detto delle cose importanti e fondamentali che grande credo sindaco, che poi riferirà e ripeterà, diciamo, Franca, le idee che lui ha e le cose ancora che devono essere realizzate per concludere forse anche un iter. Ma io mi ero preparato infatti una cosa, io poi sono andato a braccio così, ma questa, io quando sono venuto qua, no, io mi sono reso conto che questo qua fondamentalmente potrebbe essere una culla, questo territorio è veramente una culla, cioè perché è un territorio pianeggiante, è un territorio dove arrivano tutte, diciamo in pratica, come dire, le strade, quindi autostrada, di tutto e di più, ci sta tutto qua, quindi qui bisognerebbe veramente a livello regionale, come dice Luciano D'Alfonso, cercare di far venire qui, no, gli insediamenti produttivi, far venire qua gli stabilimenti, far venire qua, andando a semplificare in una certa maniera anche le norme, le leggi che ci sono a livello regionale, per poter facilitare, per rendere facile, Abruzzo e Regione facile, per rendere facile. Lui sa cosa sta dicendo, perché lui ha costituito una lista regione facile, dove chiaramente non ci sto io, perché quindi ci tengo a precisare questo. Però ecco, io volevo concludere dicendo quello che ho iniziato a dire precedentemente. Grazie veramente a tutti per questa, diciamo in pratica, mobilitazione per me, nei miei confronti, ma sicuramente l'artefice di questo è Luciano D'Alfonso, perché Luciano D'Alfonso sappiamo che risulta essere un trascinatore. Io spero di poterlo essere anch'io in minima parte, e concludo veramente con un grazie. Io non vi dimenticherò, io vi ho detto, voglio fare questa sede, voglio dire grazie a tutti. Allora, un minuto prendo io la parola. Tanto grazie perché siete venuti, grazie Alberto perché ha saputo stimolare l'aiuto di questi amici che lo hanno aiutato ad aprire questa struttura,
fa una cosa buona e giusta se la mantiene aperta come luogo di ascolto e se consente a Manoppello di liberare la sua potenzialità. Qual è la potenzialità di questo paese? Intanto di arrivare nell'arco dei prossimi 5 anni a superare i 10.000 abitanti. Secondo, di fare sì che i suoi punti di forza vengano espressi al più alto livello possibile. Il primo punto di forza è il santuario del Volto Santo. Evitare che sia solo pieno di devozione, ma che ci siano anche strutture all'altezza per accogliere questa domanda di turismo religioso che c'è. La struttura alberghiera non va lasciata sola, i servizi connessi vanno prodotti, la viabilità va ulteriormente espressa e poi bisogna organizzare una struttura ad hoc che aiuti quella realtà a consentire quell'attrattiva. È chiaro che questo non chiama in causa il comune, chiama in causa l'alleanza di regione, comune e ordine religioso, dove il comune sia il destinatario di queste attenzioni, di questi mezzi. L'ANAS si dovrà fare carico di organizzare anche anelli che possano consentire l'arrivo e la dipartita. Per adesso c'è un servizio, diciamo, di accoglienza e anche di mediazione linguistica garantito da quella straordinaria suora, della quale il ricovero abitativo è stato garantito dal sottoscritto. La suora vive in un alloggio messo a disposizione da un imprenditore che ha dato l'usufrutto permanente a quella suora. Quella suora sta lì, oltre per condurre le attività che voi sapete, anche per offrire una mediazione linguistica ai tanti che vengono da molto lontano. Questi appunti vanno concepiti in maniera tale che si trasformino in obiettivi e poi in strutture che eroghino servizi all'altezza. Ci vuole un ente dedicato lì, messo in piedi appunto dai livelli che ho indicato prima, regione, comune e ordine religioso. Dobbiamo fare in modo anche che l'altra struttura di grandissima abilità da turismo religioso, che è Santa Maria d'Arabona, venga ulteriormente accompagnata nel diventare quello che nella mente di tanti può diventare, un punto di riferimento di tutto l'Abruzzo per la sua bellezza, per la capacità di ospitalità, per la capacità attrattiva e anche per la mobilitazione della memoria che ha questa struttura, per la sua formidabile posizione, per la sua vistosità e per quello che racconta a tante generazioni. Vanno cucite queste due strutture, non vanno tenute separate. E se fosse possibile anche potenziare una viabilità interna che consenta dall'uno luogo di arrivare all'altro, il che non significa andare a 200 all'ora, ma significa poterci andare con la sicurezza e con la comodità di circolazione che devono poter evocare due strutture che si trovano sullo stesso municipio. Io so anche il dramma che ha Manoppello per una rete eccessiva di estensione viaria e su questo faremo un ragionamento riconoscendo anche, diciamo, i comuni che sono sede di giacimenti religiosi vanno trattati in maniera differenziata da parte anche di coloro i quali devono consentire risorse di manutenzione viaria. Penso ai costi di raccolta dell'immondizia, della definizione di igiene urbana, o penso anche all'illuminazione pubblica per un comune come questo in questa stagione finanziaria. Però noi dobbiamo sapere che questi due pomi di grande valore, diciamo, di edilizia religiosa, di grande valore sul piano dei beni culturali, di grande valore sul piano della devozione religiosa, devono essere cuciti nel dislivello della potenza. C'è un terzo punto di forza di Manoppello, che è l'Interpol, che per adesso è una formidabile struttura vuota. Questa struttura vuota va cucita con la zona industriale di Chieti Scalo e va cucita ed espressa al più alto livello con la rete anche ferroviaria. La sconnessione dalla rete di comodità ferroviaria determina una invalidità civile rispetto all'Interpol. Noi la possiamo pensare come una struttura per chi fa logistica sul piano commerciale, sul piano produttivo, ma sapete che potrebbe diventare l'Interporto anche
il punto di arrivo di tutta l'offerta farmaceutica abruzzese. La domanda e l'utilizzo farmaceutico abruzzese vale 320 milioni di euro. Se si trovasse un luogo di raccolta del farmaco, di distribuzione intelligente del farmaco e anche di logistica intelligente del farmaco, noi potremmo risparmiare 40 milioni di euro l'anno. E alcuni intellettuali capaci di riflettere su questo hanno individuato Manoppello come l'area dove organizzare lo scambio tra la domanda farmaceutica, la collocazione farmaceutica e la distribuzione farmaceutica anche su dosi personalmente e sul piano del fabbisogno personale individuato. Io ci credo che possa essere fatto questo. Me ne ha parlato per esempio l'amministratore delegato della SAFAR di San Giovanni Teatino, il presidente Martella, credo che si chiami, e anche il dottor Luca Toro. Loro sono un soggetto privato, per potersi aggiudicare questo c'è bisogno di una gara, però l'idea di organizzare, diciamo, questa forma di pieno utilizzo degli spazi purtroppo tanto vuoti dell'Interporto mi convoca molto, mi stimola molto, e ci dobbiamo fare una riflessione, perché se c'è il riempimento di quegli spazi, c'è economia, c'è lavoro, c'è un via vai formidabile che per esempio riattiva anche la ruota dell'economia qui, perché quello che mi sta accadendo è che hanno invaso molti metri quadrati di territorio, però per adesso le uova non si vedono. Dobbiamo organizzare la produzione di uova sul piano della ricaduta occupazionale e dobbiamo pretendere molto che l'Interporto sia davvero il terminal di tutto quello che serve per quanto riguarda una nuova stagione di slancio sul piano economico. Dobbiamo allungare, Gennaro, dobbiamo allungare l'asse attrezzato da dove è arrivato fino a Manoppello Scalo. Come si fa a riempire anche questa ambizione? Intanto attiviamo il progetto, intanto facciamo il progetto, individuiamo il sedime, vediamo dove deve passare. A Pescara si sta dibattendo, non vedo Aurelio Giammorretti, si sta dibattendo a Pescara, no, c'è ma non lo vedo, perché non so se mi ascolta. A Pescara si sta dibattendo su quanto grande deve essere la città di Pescara, cioè se le mura di Pescara devono essere spostate più in qua o se deve rimanere Pescara con l'attuale sagoma dei confini, se deve avere solo 129.000 abitanti o ne deve diventare una città da 150, 180, 400.000, quello che dicono alcuni commercianti. Io non lo so se è giusto, se è quello che serve l'aumento degli abitanti, anzi penso esattamente il contrario. Quello che serve a Pescara e quello che serve alla provincia di Pescara, quello che serve a questo territorio è che aumenti la comodità dei trasporti. Che significa? Potere andare da dove a dove deve essere comodo e facile, poterci andare con la macchina, con l'autobus, con la ferrovia. Io sogno, vedo e programmo che da Manoppello Scalo e magari di qui a 10 anni anche da Scafa, nei prossimi 5 anni da Manoppello Scalo e poi anche da Scafa, in continuazione possono partire mezzi che conducono a Pescara, mezzi pubblici. E il mezzo pubblico migliore è la ferrovia, che è dedicato e ha una elevatissima offerta commerciale. Penso cioè ad una costanza di spostamenti tipo ogni 10 minuti, sul modello dei minuetti delle grandi città europee, in continuazione questi mezzi. E l'offerta ferroviaria dentro questa grande area urbana la deve assicurare la Sangritana, mentre la holding ferroviaria italiana si deve fare carico degli spostamenti transregionali e transnazionali. L'offerta ferroviaria dentro una regione o tra 3 regioni vicine, Molise, Abruzzo e Marche, lo deve assicurare la Sangritana. Che cosa produce questo Manoppello? Che diventa una città davvero del sistema metropolitano. Una città con grandi opportunità di lavoro, con grandi servizi, poi si deve dotare di qualità della vita dal punto di vista dello sport, della cultura, perché Manoppello già è molto generosa rispetto all'estendimento, diciamo, demografico della grande città di Chieti e della grande città di Pescara. Adesso noi dobbiamo rendere possibile la edificazione di una vita comunitaria, che significa strutture per la cultura, strutture per la solidarietà, strutture anche con una certa capacità di organizzare la medicalità debole, e cioè fare in modo che qui ci sia anche la possibilità di un certo livello di diagnostica,
vediamo quale combinatamente con Scafa, vediamo quale, per esempio una casa della salute frutto dell'aggregazione di diversi medici di famiglia, la formula si è chiamata UTA in Abruzzo, comunque una formula che consenta non solo di venirci a dormire a Manuppello Scafa, ma che consenta di viverci con un'ambizione di progetto di vita. Tutto questo non lo deve fare il municipio, lo deve anche fare il municipio, lo deve fare una regione attenta. Manuppello assomiglia a San Giovanni Teatino per il contributo di spazio che ha donato allo sviluppo complessivo, assomiglia alla Milano di Malpensa. I poteri superiori rispetto al municipio devono consentire un riequilibrio, poiché Manuppello ha donato, adesso deve ricevere sul piano di queste strutturazioni. Il comune fece una grande battaglia per avere qui una palestra. Quella palestra va messa in bella forma, va resa efficienza, va resa piena e riempita di capacità di funzionamento, andando oltre il ruolo che può garantire a quella palestra il municipio. Io questo vedo e questo ti aiuto a fare. Nessuno mi potrà accusare che lo faccio in termini particolaristici, perché questo lo faremo anche nelle Manuppello ulteriori che sono in Abruzzo. Penso per esempio a Giulianova, penso per esempio a quelle realtà del Chietino che hanno caratteristiche simili. Selva di Altino in Val di Sangro fa una donazione di spazio per lo sviluppo della Val di Sangro che è simile alla donazione di spazio che fa Manuppello. La visione deve essere complessiva. Noi dobbiamo fare in modo che questa città sia, al pari di Cepagatti, al pari di San Giovanni Teatino, una specie di elemento, di un triangolo potentissimo che sviluppa economia, comodità e qualità della vita. Io vedo di qui, già da settembre del 2014, vi dico una scelta per esempio impegnativa, che la domenica sulla Tiburtina vengano tolte le macchine, come tentativo di recupero anche della qualità della vita, e faremo accordi con Autostrade per fare sì che la domenica, quante domeniche sono da primavera e settembre? 4 per 4, 16 domeniche, 16 domeniche, 4 per 5, quelle che sono 20 domeniche, ci metteremo d'accordo col gestore autostradale per evitare l'onere a coloro i quali dovranno prendere l'autostrada per togliere le macchine dalla Tiburtina, e la domenica da Pescara a Manuppello io voglio vedere bambini, nonni, zie, anziani andare in bicicletta o a piedi a parlare tra loro, a raccontarsi che cos'è che pensano le generazioni. Guardate che questo nel Veneto è una regola che impegna tutti. Qua sembra che tutti siano presi dal satanasso, che devono andare di fretta a fare che non si capisce. Vedo che la gente litiga prima e dopo un acquisto al centro commerciale senza che hanno nulla di frettoloso da fare, perché c'è un errore anche nell'impostazione del rapporto tempo-vita. Il ponte del mare a Pescara ha riqualificato il rapporto tempo-vita di molte famiglie. A Colle Corvino, le persone di Colle Corvino vanno a piedi per ritrovare la qualità della vita, per uccidere questa specie di uccisione che ognuno si regala contro di sé, che è una cattiva idea del tempo, una cattiva idea dello spostamento. Noi dobbiamo fare in modo che anche su questo piano ci sia una rieducazione. Il ponte del mare a Pescara ha consentito a figure di 60, 70, 80 anni di andare a piedi, e la gente oggi non se ne priva più. Stamattina lungo il lungomare, sul ponte del mare, erano migliaia e migliaia di persone normali, non persone con i grilli, persone normali, persone anche normalmente legate al rapporto del tempo della vita. Io anche questo voglio che arrivi qui. Oltre al lavoro, allo sviluppo economico, anche la bellezza della vita, che significa serenità, la gioia di parlare col suo simile avendo 2 o 3 ore di tempo libero. Non vedo l'ora che sulla Tiburtina all'altezza di Brecciarola quelle attività commerciali possano riaprire. Qui c'è la più grande concentrazione di negozi, da Manuppello Scalo fino a Chiediscalo, c'è la più grande concentrazione di negozi del sistema metropolitano Chiedi Pescara. Si tratta però di consentire quel gesto che è l'incontro tra chi vende e chi cerca, che si verifica avendo il tempo. Ci sono circa 300 attività ed è straordinario. È straordinario, guardate che le città si fanno anche attraverso questo,
mica si fanno le città andando alla Presidenza della Repubblica a dire mi dai la qualifica di città sulla carta intestata. Io ho visto una gara su questo piano che è francamente miserabile. Ho visto comuni con 1800 abitanti che hanno voluto la dicitura di città. La dicitura di città corrisponde alla qualità della vita, alla potenza espressiva, all'ambizione che si può permettere una realtà urbana, anche al numero degli abitanti, ma al come si è e si fa la vita in quella realtà. Ma non però, secondo me, il fatto più importante che è accaduto dopo il 1970 in questa provincia che è la provincia di Pescara. Nella provincia di Chieti il fatto più importante riguarda San Giovanni Teatino. Dopo Manoppello c'è Cepagatti, perché è legata solo all'albero di Natale dell'agroalimentare, che purtroppo è spento, e anche lì dovremo organizzare una ripresa, fare in modo che diventi di proprietà degli agricoltori l'agroalimentare, fare in modo che in quella struttura ci vadano tutti. Cioè lì ci sta il ben di Dio e c'è il limite dell'accesso. Non c'è la notorietà di quella opportunità, e quello lo deve fare la regione. Noi passeremo la proprietà conduttiva a coloro i quali ci fanno lavoro lì. Ci sono tonnellate di beni che possono arrivare nelle famiglie che non arrivano, perché c'è una maniera settorializzata di concepire quella struttura. E poi noi dobbiamo immaginare che da Pescara fino a Scafa si configuri una formidabile realtà che noi non dobbiamo semplificare. Mantengono le differenze municipali e ciò che lega è i trasporti, ciò che lega è la comodità degli spostamenti. La giovane coppia di Pescara non deve trovare abitazione a Pescara, dove sta scoppiando tutto, dove nulla più è spazioso. La giovane coppia di Pescara può trovare abitazione comodamente a Manoppello Scalo, a Moscufo, a Cepagatti, financo a Scafa. L'importante è che tra questi luoghi e Pescara sia facile lo spostamento, l'andare, la venuta. L'andare in biblioteca, andare in ospedale, andare a comprare un libro, andare in chiesa, andare a fare un acquisto, salutare un parente e farlo con comodità. Tutto questo lo deve fare oggi, superata e abolita la provincia, lo deve fare una regione che dialoga con i comuni e con le associazioni. Caro sindaco, caro Gennaro, cari amici che siete qui, io mi auguro che qui nasca un'associazione di persone legate tra loro che si facciano carico anche di curare gli eventi. Aumenta il numero anche dei giardini destinati alla vita dei bambini, delle nuove famiglie. Fare in modo, insomma, che queste 700, 1000, 1500, 2000 persone nuove che sono venute qui per ragioni anche di insediamento, loro devono sentirsi integrati. Guardate, non è una grande città quella che fa sentire a casa sua solo chi ci è nato, è una grande città quella che fa sentire a casa sua anche chi ci viene. Pescara perché è una grande città? Perché chiunque ci va si sente a casa sua. La distinzione tra chi ha avuto il sangue in quella città e chi ci è andato a vivere per ragioni di progetto di vita non si deve sentire. Con queste parole io dico che Balducci sarà di sicuro un valente parlamentare regionale. Lui che cosa assicura? La disponibilità, la reperibilità, la semplicità e la buona volontà. Ognuno in una squadra ci mette quello che ha. Lui ha queste caratteristiche che gli hanno consentito di essere votato, rivotato. Guardate, in politica la prima volta può capitare a tutti di essere eletti. Essere rieletti che è difficile. Ecco perché il sindaco è bravo. Però lui ha impersonato in un momento una battaglia importante. La seconda volta fu tagliente, fu anche pericoloso. Lui si ricandidò aiutato dagli amici della squadra, da Renato, da altri, da Davide, da altri, ha saputo rivincere. Balducci è sempre stato eletto, sono convinto che questa battaglia è a sua misura. Io spero di poter dire qualche preghiera per lui, lo farò a tempo. Buona serata a tutti. Ciao. Ti metto like e ascolto.